Siamo con Mr. Tassi per commentare il calendario che è appena uscito. La prima giornata in trasferta in casa con il Vettone. Sì, l'esordio è casalingo, per cui va bene, come nelle passate stagioni, facciamo l'esordio in casa. Mi auguro di fare lo stesso risultato degli ultimi 2 anni, anche se poi le stagioni non erano state bellissime, però in casa abbiamo sempre fatto bene all'esordio, per cui affronteremo il Vittuone, mentre poi andiamo alla seconda, se non sbaglio, a Sesto Calende, per cui abbiamo già una trasferta lunga su un campo contro comunque una compagine che ormai è consolidata in questa categoria, con giocatori molto bravi come Casiraghi, Folcia, mi vengono in mente. Se non sbaglio riposo la quinta, i derby di Pavia nel giro di 3 giorni, entrambi in trasferta, per cui giocheremo l'ottava a Pavia e poi il mercoledì avremo l'Accademia. Finale non semplice perché Trezzano, Lomellina, Arconatese, non abbiamo un finale facile, però credo che sia un girone molto equilibrato, per cui credo che ci sia molta, molta lotta tra tutte le squadre. Ah, ecco, poi alla quarta andiamo alla Bombonera, che quello è un campo che mi manca da un po'. Sono 5 anni credo che non vado a Besozzo, è sempre un campo dove mi piace molto perché tifo, pubblico, bene, quindi diciamo che l'inizio, le prime 4 partite, la terza in casa al Fenegro, la quarta a Besozzo, comunque sono soddisfatto perché poi alla fine bisogna incontrarle tutte. Come l'anno scorso, nell'andata abbiamo visto due doppie trasferte, però è chiaro che se gli all'andata poi nel ritorno avremo due doppie partite in casa. Credo che vada bene così, via, ci Come l'anno prepareremo. scorso, anche il riposo alla quinta, sono Sì, molte anche, analogie. esatto, sì, anche l'anno scorso c'era il riposo alla quinta, Però ma quest'anno che sia differente quest'anno. no, speriamo di mettere assieme più punti dell'anno scorso prima del riposo, che poi avevamo fatto in pratica solo i punti alla prima giornata. Però dai, sono fiducioso e i ragazzi stanno lavorando bene, anche ieri hanno fatto bene, quindi vediamo. Adesso pensiamo una cosa alla volta, prima dobbiamo pensare alla Coppa e alla Cisanese, che ho cominciato oggi a documentarmi un attimino e hanno allestito veramente uno squadrone prendendo giocatori molto bravi, Marotti, Crotti, quindi domenica sarà un bel banco di prova per i miei ragazzi. Ok, grazie mille a mister e domani lo sentiremo per la Coppa Italia anche. Grazie a voi. Grazie.